notizia che do in anteprima, siamo riusciti a migliorare ulteriormente la videosorveglianza in quella zona, spostando una telecamera che era presente e puntando la stessa telecamera proprio davanti a questo istituto che aveva registrato degli episodi che si stavano, diciamo, ci stavano facendo preoccupare in modo particolare. Così il comandante della polizia locale di Treviso, che ha fatto un plauso all'operazione dei carabinieri, che hanno identificato sette giovanissimi presunti responsabili dell'aggressione ad un minorenne davanti all'istituto Ricati. Intanto si pensa già all'estate, quando le scuole saranno chiuse ed i ragazzi si riverseranno nelle piazze cittadine. Non arretreremo di un millimetro rispetto a tutti i servizi che stiamo portando avanti in questi mesi, perché ricordo che in modo particolare sappiamo l'episodio che è successo qualche giorno fa all'interno del supermercato PAM, però ribadisco che il comando di polizia locale, ovviamente in collaborazione con tutte le forze di polizia, non arretrerà anche quest'estate i servizi che sono stati peraltro garantiti anche nell'estate scorsa. Non si abbasserà la guardia, spiega ancora Gallo, anche se solitamente nei mesi estivi diminuisce il numero dei ragazzi nelle città, visto che nei fine settimana si spostano verso le località marittime. Ripeto, i servizi saranno garantiti, potenzieremo i servizi anche con servizi in borghese perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile non arretrare minimamente in fatto di sicurezza preventiva e soprattutto per quanto riguarda la percezione della sicurezza. La percezione della sicurezza è fondamentale, continua. Tutti i servizi che noi abbiamo effettuato da mesi davanti al supermercato PAM in tutto il quadrante di Via Zorzetto, dei Giardini di Sant'Andrea, serve appositamente per incrementare quella percezione di sicurezza anche a tutela di quell'utenza che noi chiamiamo utenza debole, cioè soprattutto gli anziani. In modo particolare siamo sempre presenti tutti i giorni da mesi, proprio in quella zona antistante del supermercato, dalle 17 alle 19. Perché? Perché sappiamo che è un orario in cui molti anziani si spostano, soprattutto anche d'estate, per fare la spesa. Sono gli stessi anziani ad aver spiegato come vedere uomini in divisa nella zona li fa sentire più sicuri, motivo per cui questi servizi continueranno anche in estate. Non faremo nessun passo indietro, termina Gallo.